State ascoltando Star Me Up sulle frequenze di Radio Messina International. Passiamo subito al secondo argomento di oggi, ovvero la Startup Weekend di Cosenza. Ve l'avevamo già anticipato la volta scorsa, ci sarebbe stato lo scorso fine settimana a Cosenza, 3 giorni, 54 ore in cui i vari startupper hanno lavorato alacremente. Noi siamo andati a vedere un po' quello che è successo, soprattutto l'ultimo giorno, quindi la presentazione dei pitch, quindi poi la premiazione, giusto anche per renderci conto e testare con mano la qualità delle idee. In realtà non siamo andati da soli, perché comunque con noi è venuta buona parte della comunità messinese, fra cui anche Giuseppe, che è qui accanto. Giuseppe, innanzitutto non ti chiederò del viaggio in macchina e tutto, ma secondo te com'è andata questa Startup Weekend Cosenza? Ma sicuramente una bella iniziativa, molto molto attiva. Belle le presentazioni, anche perché tirare fuori un'idea di impresa in 54 ore, concretizzarla e poi presentarla davanti a un possibile panel di investitori non è cosa da tutti. Belle le idee, sicuramente qualcuna da migliorare, ma poi le tre che sono arrivate a vincere qualcosa, quindi ottenere dei benefit da questa esperienza, sono le tre più interessanti e meritavano comunque l'attenzione di coloro che sono andati poi a seguire l'ultimo giorno. Noi, come è stato per la Startup Weekend di Palermo, abbiamo alla fine intercettato il vincitore della Startup Weekend e gli abbiamo fatto qualche domanda. Nello specifico stiamo parlando di Michele Riso di Book2Fix. Siamo con Michele Riso di Book2Fix. Innanzitutto complimenti, perché è il vincitore della Startup Weekend di Cosenza. Complimenti. Grazie mille, grazie. Cosa fa Book2Fix? Book2Fix è un'applicazione che permette in 3 click di prenotare il professionista che ti serve a te, un professionista affidabile e con immediatezza e facilità. Come nasce l'idea di Book2Fix? Book2Fix nasce, come l'ho spiegata durante la presentazione, cioè da una necessità personale, e cioè io sono tornato a casa, mi si è rotto un tubo, non sapevo chi chiamare, non sapevo con le pagine gialle a chi trovare e ho detto: non esiste un'applicazione che fa questa cosa, la faccio io. A che punto è questa idea? È già operativa? Già si può utilizzare oppure no? Siamo ancora in fase prototipale, abbiamo realizzato l'idea, abbiamo realizzato un prototipo proprio iniziale per vedere le potenzialità e dobbiamo fare un test del mercato per capire come si potrà posizionare la nostra soluzione nel mercato. In quanti siete nel team? Siamo in 7 persone nel team. Dunque adesso più o meno che cosa succede da oggi in poi? Continueremo a concentrarci con il nostro team a realizzare questo prototipo, cercare di proporlo e cercare di metterlo nel mercato nel più breve tempo possibile. Ti ringrazio. Grazie a te, grazie mille. Questo era Michele Riso di Book2Fix. Se volete avere qualche informazione in più, naturalmente vi rimandiamo come sempre alla nostra pagina Facebook. Adesso lasciamo lo spazio alla pubblicità e poi ritorniamo a parlare di un'altra Startup Weekend, però questa di Napoli.